All'interno dell'abbazia di Santa Maria di Vezzolano si nota subito lo Jubé, un pontile posto trasversalmente alla navata, decorato da bassorilievi policromi raffiguranti i patriarchi e le storie della vita della Vergine Maria. L'interno della chiesa, dall'architettura ad arco acuto con volte costolonate, è a due sole navate con corrispondenti absidi, perché la terza navata è stata soppressa per la costruzione degli edifici adiacenti, compresa la sala capitolare. L'altare maggiore ha un notevole trittico in terracotta colorata della metà del XV secolo. Sull'abside, ai lati della finestra, figura l'Annunciazione, formata da due altorilievi romanici di notevole fattura. Il chiostro, il cui aspetto architettonicamente non omogeneo manifesta l'entità degli interventi costruttivi successivi, conserva affreschi di particolare pregio, che rappresentano uno dei più interessanti cicli pittorici del 300 piemontese. Sulla lunetta sopra l'ingresso si trova un affresco raffigurante la Vergine in trono, affiancata dagli angeli. Seguono sulle pareti alcuni importanti cicli di affreschi, tra i quali si riconoscono il Cristo con gli Evangelisti, l'Adorazione dei Magi e il cosiddetto contrasto dei tre vivi e i tre morti. Di particolare importanza anche per il variare delle iconografie sono i capitelli storiati sia della chiesa sia del chiostro.